Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Videocatechesi del Padre Vescovo. La preghiera pubblica della Chiesa, la fede che viene celebrata, la fede che diventa preghiera, è il tema del terzo ciclo delle videocatechesi sul catechismo della Chiesa Cattolica realizzate dal Padre Vescovo. La liturgia, il battesimo, la cresima o confermazione, l'eucarestia, la riconciliazione o confessione, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio, i sacramentali e la preghiera sono le tematiche affrontate nelle 10 videocatechesi che possono essere visionate collegandosi al canale YouTube della Diocesi. Cresima nel Santuario della Spogliazione. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, durante la celebrazione eucaristica domenicale, un cresimando ha ricevuto il sacramento della confermazione e 3 catecumeni hanno partecipato al rito di elezione. Con tale rito inizia per i catecumeni l'ultimo periodo di più intensa preparazione al sacramento dell'iniziazione cristiana, che verrà loro conferito durante la veglia di Pasqua. Scuola di preghiera diocesana. Gli occhi al cielo, la preghiera insegnata da Gesù. È il tema della scuola accompagnata da Padre Alfredo Avallone, che ogni terzo venerdì del mese ha luogo presso la cappella dell'Istituto Serafico di Assisi. Durante il secondo appuntamento è stato approfondito l'argomento «La necessità di pregare». Ad un momento iniziale di riflessione sono seguite l'adorazione eucaristica guidata e l'adorazione silenziosa notturna. Scuola sociopolitica. La fine del tempo è il titolo del libro scritto da Guido Maria Brera, che è stato presentato dall'autore nel corso della lezione della Scuola di Formazione Sociopolitica Giuseppe Toniolo. L'incontro, che rientra nell'insieme di eventi accreditati Towards in preparazione a The Economy of Francesco, si è tenuto all'Istituto Serafico di Assisi. Pellegrinaggio giovani. Proseguono gli incontri del Cammino Giovani e Preghiera, organizzati dalla parrocchia di Valfabbrica, guidata dal parroco e direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Antonio Borgo, in collaborazione con il servizio di pastorale giovanile. Il penultimo dei 4 incontri, pensati per i giovani di tutta la diocesi nei santuari della città, si terrà martedì 5 marzo alle ore 21 in Porziuncola. Vi ringraziamo per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo videogiornale. Carlo, a tutti prossimamente beato.